Give item num 76 901 0 tipo. Sì. Ma non funziona 900. Vado 400. Che mi manca la carne? Se mi viene il dolore alla vita, va bene lo stesso. Allora, facciamo di nuovo perché mi servono altre. Ok, ora mi serve la touch. Vediamo la touch come si fa. Da 75, ok. 75. ...500 di touch, 500 di fibre... ...poi a casotto ci volevo per il manichino... ...10 di hide, 80 di wood... ...quindi hide... ...non in quel senso hide... ...10... ...hide il numero è 10... ...e wood... Wood 7, numero 7. Ce ne servono. Facciamo 50. Se no pesiamo troppo. Ok, ora buttiamo tutto. Che non ci serve sta roba. Mettiamo il manichino tipo qua. Zero ma è stato bello mo. Zero mi è piaciuto. Cosa c'è? 5. Perché non funziona il danno col fucile a fucile? Che cazzo è? Vai 200 più di speed e dopo vai come il raptor. Ah. Come la faccio? No, non sono arrivato. Di nuovo. Sembrava di aver mirato in centro, ma vabbè. Dai! Va bene, mo la smetti, eh. Al centro sto. Che ho sbloccato? Ma non mi può dare gli obiettivi dopo con i cheat? Non mi può dare gli obiettivi con i cheat? Non me li deve dare gli obiettivi su questi cheat, sennò che senso ha? Deve essere come GTA, che se attivi cheat non sfai gli obiettivi. Prova a mirare al centro. Ha sbagliato un po'. Sembrava al centro quello comunque. Leggermente. Vedi che non funziona. Forse non funziona perché l'ho spawnato? Non saprei. Boh. Guarda che già anche quando cammino faccio ridere. Guarda che velocità. Eccomi. Sono talmente veloce che posso saltare le buche. Anche senza... Madonna, che sto rimendo. Opzioni. Vediamo dove sta. Di gioco. Vediamo se sta qua, non credo.
Instant field, motion blur, non è. Vediamo qua. Menu music, hide floating player name, disable menu transition, inventory access, melee camera animation, blow damage, floating name, join notification, c'è Bob's camera view Bob. First person riding, status notification, Fahrenheit temperature no, chat box, torpidity effect, toggle crosshair, color item, allow hit marker, credo sia questo. Allow it marker. Hide floating. Starà. Resolution, texture, low quality, color grade, extra level. Queste sono le cose visive, non va bene. Sarà quello. Attivo il danno visivo. Color item name. Hit marker, credo sia hit marker. No, no, l'hit marker è. Lo so che cos'è hit marker. Dove sta il danno? First person non è. Fahrenheit non è. Chat show Steam name non è. Toggle to talk non è. Hide floating player name. Disable menu music. Disable menu transition. È tutto attivato tranne questi. Boh. Che poi non è che non me lo fa vedere il danno. È che faccio zero. Non ho capito perché faccio zero anche. I'm starving. Hit marker è attivo. Ah, disattivo, ok. Disattivo e riattivo. Facciamo tipo così, apply, save e poi lo rifacciamo di nuovo. Attiva, apply, save. Proviamo. Questa velocità è ridicola. Un dinosauro, ok. Proviamo prima se funziona il manichino. Sempre zero. Proviamo un dinosauro. Non me lo dà il numero. Mi fa solo il segnetto dell'hit marker rosso e basta. Cazzo, questo è tosto. Ah pure, perché se no non andava bene. Ora mi sa che è una mod che hanno alcuni server. Sì, su un server italiano io li vedevo i numeri. Li vedevo anche sui dinosauri. Morirò adesso, probabilmente. No, ok. Avevano i numeri, me lo ricordo. C'era un server italiano che si chiamava. Era tipo. C'era la mod del Perotto. Aveva anche i numeri visibili. Sparavi un dinosauro, toglieva tipo 10, quello che è, vedevi il numero. Era interessante come feature. Sarebbe figo averla anche nei server ufficiali. 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Comunque, abbiamo visto quello che dovevamo vedere. Alla fin fine il fucile è quello più figo, anche se ci mette un casino a ricaricare. Ragnarok è una mappa molto interessante. Per quello che ho visto, ho trovato già una zona che potrebbe andare bene per il mio scopo. Mi è piaciuto il quick. Sì, ma con sta velocità sembra che sto a città. È troppo alta, ma che è? Anche a nuoto, sì. Anche a nuoto è alto. Comunque, devo vedere se si sono riattivati i server, eh? Vado qui e slog. Dovrebbero, penso di aver sorpassato i 20 minuti, 15 minuti.
troppo bello sparare col fucile. Andiamo, va. Con questa velocità il fucile è fantastico. Secondo che metto la schermata di cosa, magari c'è qualcuno che join a rompere le palle. Join Ark, vediamo i server allora. Con i server ci sono. Vediamo se escono anche gli altri. Sì. Quello dove stavo io c'è, sì, eccolo. Sarei qua. A sto punto sarei anche curioso di provare Ragnarok. Però per ora, vabbè, siamoci. Anzi, sono tentato di andare su Ragnarok adesso. Come la mettiamo? Dopo che ho visto quel posto fantastico sotto la cascata. Tanto alla fine sono quelle le cose da fare. Non sono andato granché avanti, a parte i livelli che dovrò rifare. Proviamo, dai, facciamoci un attimo una capatina a Ragnarok, vediamo cosa c'è. Ho sbagliato, chiudi, chiudi. Ok. Allora, aspetta che poi problemi tecnici non è. Problemi tecnici è un momento. No, attendere. Come quando tipo sta caricando in un gioco. Eh sì, infatti, volevo fare proprio quello. Allora, proviamo. Non My Survivor, Official. Ping 33 Ragnarok. 46 persone troppe, poche, poche, di meno persone. Mi dà fastidio tutto per... Attende. Mi dà fastidio troppe persone su un server, non so giocare io. Prima voglio arrivare a livello alto e farmi le cose carine, poi ci pensiamo a livello, alle persone. C'è... Ma mo sono tutti The Island, certo, ovviamente. Ragnarok 38, Ragnarok 32, anzi facciamo così a player. Mettiamolo a player e vediamo se c'è qualcosa di interessante. 2, con un ping decente. 2 su The Island, Center, The Island. Ah, Madonna. The Island, tipo tutti su Ragnarok stanno. Dove sto Ragnarok? Sì, questo. 9 su 70. Ping 61. Proviamo a vedere quanto faccio di ping, che anche quello serve. Anche quello è necessario per giocare bene. Ah, Evolution Event. Più. Non ho letto cos'era. Vado a vedere un attimo su Steam News. Mentre carica. Poi quando ho caricato rimetto la schermata. Ah, Ark Survival Evolved esce dall'Early Access in agosto. Interessante. Dopo 2 anni di Early Access, Dinosaur Riding Sandbox Survival Craft M Map Survival Ark will leave Early Access and launch 18 di agosto. It's not clear how much this will actually change the game. As Creator Studio Wildcard say, they will plan to keep adding things after launch, but perhaps they will finally sort out Ark performance problems. And if wishes will Raptor back and will arrive back, charle varie. Today we launched Valhalla, Free Fantasy Makeover mod and a new island. It's the first mod from the Ark sponsored mods program. Valhalla, una nuova mappa. Valhalla, ok. Non so se però è una questione, è una cosa di Homo sapiens.